Namaste. Benvenuta alla pratica di oggi. Questa pratica oggi sarà speciale perché ci incentreremo sul un lavoro ancestrale. Perché proprio adesso? Perché da martedì è iniziato in India un periodo che corrisponde all'eclisse lunare che c'è stata, nel quale per 16 giorni si lavora in tutte quelle che è la nostra linea ancestrale, quindi sia la parte materna che la parte paterna, di tutte quelle persone che non ci sono più, ma che anche non hanno avuto un contatto con noi nel tempo. Quindi anche persone che magari non abbiamo mai conosciuto, che non sappiamo nemmeno esistano nella nostra linea, in qualche modo ci influenzano. E spesso non portiamo alla coscienza queste informazioni, a volte invece ce le abbiamo dirette perché magari vediamo un difetto, qualcosa che ci dà fastidio in una linea familiare e la vediamo anche in noi. E quindi andiamo a lavorare proprio su queste cose, ma non solo sull'aspetto delle cose che vorremmo lasciare andare, quindi le cose che non ci piacciono e che non vorremmo perpetuare, ma soprattutto quei doni, quelle cose che in realtà ci vengono donate da questa linea ancestrale e che noi vogliamo quindi rendere più attive in noi, quindi in maniera più esponenziale, farle crescere, coltivarle. Quindi chiudiamo gli occhi per un attimo. Ancoriamo bene gli schi a terra e rilassiamo le spalle. La colonna va verso l'alto. Osserviamo lo stato in cui ci troviamo adesso. Osserviamo come ci sentiamo, come facendo una scannerizzazione di tutto il corpo per un attimo. Iniziamo ad osservare anche lo stato della mente, andando più sul sottile. Portiamo la consapevolezza alla linea dei pensieri, le onde che fluttuano. E poi fissiamo un'intenzione, un sankalpa per la nostra pratica di oggi, correlata a ciò che vogliamo coltivare in noi, per la nostra linea familiare. Settiamo questa intenzione. E al prossimo inspiro, inspirando, portiamo l'inspiro verso il primo chakra, la radice, Muladhara, lì dove c'è il perineo, il coccige. Ed espirando, sale su il respiro fino all'apice della testa. Inspiro, coltivo, ricarico, ciò che voglio mantenere fino al coccige. Espiro, lascio ciò che non mi serve, ciò che non ho bisogno di coltivare, ciò che un tempo forse è stato utile, ma oggi non è più. Inspiro nel coccige. Espiro fino all'apice della testa. Ancora due volte. Inspiro. Rilassiamo il viso, espiro, sorridiamo, inspiro, espiro. La prossima ispirazione, portiamo le mani in Namaskar Mudra. Ci prepariamo ad intonare i tre om di apertura della pratica di oggi. Inspiro. Oh.
Inspiro. Ultimo, più felice. Respiriamo. In modo soffice, quasi senza creare suono. Delicatamente respiriamo nella pancia, nel petto, dietro al petto. Espiriamo e svuotiamo. Al prossimo inspiro rilasso le mani sulle ginocchia e iniziamo a risvegliare il corpo attraverso la respirazione con le spalle. Inspiro, spalle su, espiro, scendo. Continuiamo. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Inspiro, 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 trattengo. Espiro dal naso, rilascio le spalle. Andiamo a fare dei cerchi verso destra, inspiro in avanti, espiro indietro. Inspiro avanti, espiro indietro. Uno dei cerchi grandi, come se stessimo disegnando intorno a noi. Un cerchio luminoso. Ancora due giri da questo lato. Il movimento si sincronizza con il respiro. E alla prossima ispirazione ci fermiamo al centro e poi andiamo verso sinistra. Ancora due giri. E poi ritorniamo al centro, inspirando braccia verso l'alto, apriamo bene le dita delle mani, ben stese, spalle rilassate, viso rilassato, sorriso. E poi inspiriamo, apriamo ed espirando, pollice dentro il pugno. Respiro Jai. Cinque, quattro, tre, due, uno. Prossimo, inspiro, 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 apro, trattengo, rilasso le spalle. Sorridiamo, apriamo, portiamo il viso un pochino verso l'alto.
Trattengo ancora, se possibile, per 5, 4, 3, 2, 1. E espirando dal naso, delicatamente mani verso le ginocchia. Due respiri profondi, qua respiri addominali, ganapati. Inspiro, gonfio la pancia. Espiro, sgonfio. Senti il prana che viaggia nel corpo. Inspiro, gonfio. Espiro, sgonfio. Ancora una volta. Inspiro. Espiro. Inspiro, braccia verso l'alto. Espiro, torsione verso il lato destro. La mano destra è dietro alla schiena. Mano sinistra in Jha Mudra. Se te la senti e vuoi approfondire un po' di più la posizione, puoi prenderti la coscia sinistra invece di poggiare la mano destra a terra. Schiena dritta. Chiudiamo gli occhi e guardiamo dietro col collo. Respiro. Prossimo inspiro, ritorniamo al centro, braccia verso l'alto. Espiro, torsione verso il lato sinistro. Facciamo la stessa variante che abbiamo fatto sull'altro lato. Schiena dritta, spalle rilassate. Guardo oltre la spalla sinistra. Ancora un respiro profondo. Inspiro, torno su, allungo le braccia verso l'alto. Ed espirando, torno con le braccia e le ginocchia in Jha Mudra. E ci prepariamo per fare Kapalbhati, purificazione. Se hai il ciclo, mal di testa, raffreddore, vai piano. Jha Mudra, schiena dritta. Inspiro, espiro completamente e poi inspiro per iniziare Kapalbhati. Espiro, 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 espiro. Continuiamo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Espiro, espiro, espiro completamente. Trattengo perineo su, mula bandha, pancia verso dentro, mento leggermente chiuso. Chiudiamo i tre bandha. Mula bandha, Uddiyana bandha, Ujjayi bandha. Se è possibile, tratteniamo ancora per 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuo a trattenere il perineo, rilascio la pancia, mento su lentamente, inspiro dal naso. Gonfio la pancia, il petto, dietro il cuore.
Quando sono al limite, trattengo di nuovo, chiudo il mento. Kumbhaka. Cinque, quattro, tre, due, uno, rilascio il mento, rilascio il perineo, espiro dal naso. Respiriamo delicatamente, senza fare nessun suono dalle narici. E sentiamo lo spazio che stiamo creando per coltivare ciò che vogliamo, ciò che ci fa fiorire, ciò che ci fa bene. Prima di spostarci nella posizione del tavolo, andremo ad intonare il Bija Mantra del Muladhara Chakra. Le punte delle dita toccano terra, spalle rilassate, schiena dritta. E andiamo ad intonare insieme il mantra Om Lam. Inspiro. Om Lam. Om Lam. Om Lam. Ultimo. Om Lam. Continua a ripeterlo internamente in silenzio. Inspiro Om. Espiro Lam. Stiamo permettendo l'energia del nostro primo chakra, il centro energetico che si trova alla base di tutto, di trovare l'equilibrio, di fiorire. Ogni volta che abbiamo dei pensieri negativi su noi stessi, sulla nostra famiglia, sul corpo, il modo in cui abbiamo di rapportarci con il cibo, l'alimentazione, è tutto correlato con questo centro di energia che è la fondamenta di tutto il resto. Ha quattro petali e la sua struttura geometrica è un quadrato. I suoi colori sono rosso e giallo. I petali sono di color rosso e il quadrato è giallo al centro. Cerchiamo di visualizzare questo yantra. Questo fiore di loto con i petali rivolti verso l'alto. Su cui siamo seduti, alla base, nel centro del nostro perineo. Perdoniamo noi stessi, perdoniamo chi c'è stato. Tutti facciamo ciò che possiamo fare al meglio. Rispetto alle nostre condizioni. Nel prossimo inspiro, delicatamente apriamo gli occhi e usciamo dalla posizione seduta per andare un attimo a risvegliare le gambe che sono alla distanza del tappetino e vanno a destra e a sinistra, toccando terra con entrambe le ginocchia. Inspiro al centro, espiro, vado sul lato. Inspiro, centro, espiro, lato. Inspiro, espiro. Ancora due volte. E poi ritorniamo al centro e ci aiutiamo per spostarci sulla posizione del tavolo. Andiamo a fare classico Marjariasana, spalle distanze,
del bacino, seguono le mani, dita ben aperte, ben radicate a terra, come se fossero radici. Inspiro su, prima la testa, poi il corpo. Espiro giù, testa e poi corpo. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Inspiro. Espiro. Sempre in modo sincronizzato, il respiro segue il movimento. Ancora un respiro in questo modo. E alla prossima ispirazione andiamo su, 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 tratteniamo, guardiamo verso l'alto, premiamo bene a terra con le mani. E poi puntelliamo i piedi ed espirando entriamo in Parvottasana, posizione della montagna. Una posizione che ci dà tantissimo radicamento. Se è possibile, premiamo a terra con i piedi. Premiamo a terra con le mani. Il bacino va verso l'alto, la schiena è dritta, il collo è rilassato. Inspiro Om. Espiro Lam. Nell'immaginazione, nella nostra mente. Al prossimo inspiro, guardo in avanti, cammino con i piedi verso le mani. E mi lascio cadere in avanti. E qui puoi prenderti o le caviglie o i pollici dei piedi, oppure portare le palme delle mani sotto i piedi. Scegli l'opzione più adatta per te e rilascia tutto il peso verso il basso. Respira. Inspiro Om, espiro Lam. Ancora un respiro profondo qua, spalle lontane dalle orecchie. E al prossimo inspiro guardiamo in avanti, liberiamo le mani, espiro testa verso le ginocchia, inspiro, premo a terra, piego le ginocchia e riporto le mani su abbracciando l'aria. Leggero back bend, espiro, mani in Namaskar Mudra di fronte a noi. E rilassiamo completamente le braccia, i piedi sono alle distanze del bacino e andiamo a fare questo movimento in modo completamente rilassato. Andiamo verso destra, verso sinistra. Lasciamo andare le tensioni. Il peso delle braccia è completamente morto. E poi ritorniamo verso il centro in modo passivo. Ancoriamo bene a terra i piedi, li apriamo bene. Inspiro, apriamo le braccia. Ci prepariamo a fare il respiro contorsione. Inspiro centro, espirando, battiamo sul centro del petto dove c'è il timo. Inspiro, espiro. Iniziamo da destra.
Continuiamo, stiamo attivando il sistema immunitario. Cinque, quattro, quattro, tre, due. Uno, inspiro, 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 vado al centro proprio bene, le mani si allungano verso l'esterno, trattengo. Espiro, vado in avanti, mi prendo le caviglie e mi lascio cadere completamente in avanti. Rilasso il collo, rilasso la testa. Respiro, la pancia appoggia sulle cosce se possibile, ed è un pochino in dentro, in modo da aiutarci a approfondire la distensione. Al prossimo inspiro, torno su, premo bene a terra, espiro, scendo con le braccia. E ci prepariamo a radicare a terra. Radichiamo bene il piede sinistro, apriamo bene il piede, guardiamo un punto fisso di fronte a noi e portiamo la gamba destra in alto. Se così ci sentiamo molto stabili che possiamo prendere lo step seguente della posizione, ci prendiamo il ginocchio destro e ce lo abbracciamo. Il piede destro a 90 gradi, le spalle sono rilassate. Inspiro Om, espiro Lam. Sentiamo il radicamento. Muladhara Chakra si chiama anche chakra della radice, perché rappresenta proprio questo, le nostre radici. Ancora un respiro profondo qua. E poi al prossimo espiro rilasciamo la gamba, scendiamo giù, rilassiamo la gamba sinistra e andiamo a fare lo stesso radicamento sul lato destro. Apriamo bene la pianta del piede destro, guardiamo un punto fisso, andiamo su. Se ci sentiamo stabili, prendiamo ginocchio sinistro. Piede sinistro a 90 gradi. La gamba destra è forte. Inspiro Om, espiro Lam. Ancora un respiro qua. E poi espirando rilasciamo, scendiamo giù, rilasso la gamba destra. E adesso ci prepariamo per la sedia. Inspiro su, espiro scendo, porto le punte delle dita a terra. E con questo razzo torno su, cercando di sedermi appunto come se stessi su una sedia. Le mani sono in Jamudra, guardo un punto fisso di fronte a me. Il bacino non va in flessione verso l'esterno, ma è interno. Respiro, sento il radicamento.
La stabilità. Inspiro om e espiro lam. Possiamo benissimo farcela mantenere questa postura, la resistenza è nella mente più che nel corpo. Ultimo respiro, espiro allungo le gambe e scendo giù, mi prendo le caviglie e rilasso di nuovo la testa, il collo, respiro, spalle lontane dalle orecchie. Al prossimo inspiro, ritorniamo su delicatamente, leggero backbend. Espiro, mani in Namaskar Mudra. Rimaniamo un attimo qua. E osserviamo. Osserviamo il nostro punto zero. Qui e ora. Dove viviamo con presenza, l'unione delle mani, l'appoggio dei piedi a terra. Queste mani e questi piedi che ci vengono trapassati dai nostri antenati, da tutto il nostro lignaggio ancestrale. Gratitudine. Gratitudine per permetterci di essere qui oggi. Gratitudine per la pratica. Per tutto il percorso di centinaia di anni che ci ha portato a noi oggi qui. Espiro, rilascio le braccia. E andiamo ad inspirare portando le punte dei piedi su e espirando scendiamo giù sui talloni delicatamente. Inspiro su, espiro, scendo. Inspiriamo, espiriamo fino a Muladhara, nella zona del coccige. Ed espiriamo e inspiriamo elevandoci, espiriamo, rilasciando da Muladhara fino alle piante dei piedi. Cinque, quattro, tre, due. Uno, inspiro, 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 guardo fisso davanti a me, inizio a camminare in avanti e poi indietro, sempre sulla punta dei piedi. Ancora una volta, avanti. E qui mi fermo, rilasso le punte dei piedi, porto i piedi a unirsi e poi piego le ginocchia, le cosce vanno insieme. I talloni sono alti, guardiamo un punto fisso, troviamo l'equilibrio e possiamo o rimanere qui con le mani sulle cosce oppure portarle in Namaskar Mudra. Respiro. Inspiro, om. Espiro lam. Ultimo. Espiro mani a terra e poi vado nella montagna da qui, Parvottasana. Di nuovo premo bene a terra con le mani.
Il bacino va verso l'alto. Premo a terra con i piedi. Respiro. Al prossimo inspiro, gamba destra verso l'alto, si allunga. Espiro, portiamo la gamba destra in avanti nella posizione del piccione, Kapottasana. La gamba sinistra è rilassata, piede destro 90 gradi. Possiamo rimanere qui, il bacino è dritto, guarda in avanti, oppure scendere giù. Ascoltiamo il nostro limite. Possiamo anche portare direttamente la testa, appoggiarsi sulle mani. Ascolta sempre prima il tuo corpo e poi me. Respiro. Inspiro. Om. Espiro lam. Al prossimo inspiro, delicatamente saliamo su e respiriamo qui per un attimo. E poi cerchiamo di camminare con le mani fino a dove il corpo lo permette, verso il lato sinistro. Puoi rimanere qui oppure anche qui, decidere di scendere. Molto intensa questa postura, quindi vai con calma, piano e ascoltati. Inspiro om, espiro lam. Al prossimo inspiro, delicatamente torniamo su e camminiamo di nuovo verso il centro, ritorniamo alla posizione iniziale, puntelliamo il piede sinistro, ginocchio su e torniamo piano piano in Parvottasana. Spremiamo bene a terra, un respiro qui. Lasciamo andare. Prossimo inspiro, gamba sinistra su. Espirando, portiamo la gamba sinistra in avanti. Piede sinistro a 90 gradi, come abbiamo fatto prima. E facciamo la stessa variante su questo lato che abbiamo fatto sull'altro. Ci prendiamo il nostro tempo per impostare la postura, per ascoltare il corpo, per settare bene il bacino. E poi iniziamo ad entrare. Fino a dove il corpo ce lo consente. Respiriamo profondamente. Inspiro om. Espiro lam. Inspiro om. Espiro lam. Possono esserci tante emozioni che vengono fuori con queste posture. Le osserviamo, le lasciamo fluire.
gli permettiamo di esprimersi. Va tutto bene, è normale. È importante che trovino il loro modo di espressione, perché ciò che noi non esprimiamo, poi il corpo trova un modo di esprimerlo. Lasciamo andare. Prossimo inspiro. Delicatamente ritorniamo su, centro. E andiamo a camminare come abbiamo fatto prima sul lato destro. Proviamo il nostro limite e poi permettiamo l'apertura del bacino. Respiriamo. Inspiro Om. Espiro Lam. Il prossimo inspiro, delicatamente anche qui, torniamo su, torniamo al centro, puntelliamo il piede destro, ginocchio su e torniamo in Parvottasana. Lasciamo andare il peso della testa, rilassiamo, sentiamo la differenza. Ancora un respiro qui. E al prossimo espiro, delicatamente scendiamo giù con le ginocchia a terra per andare in Vajrayasana. Andiamo su con le ginocchia, scusa con i glutei, e da qui andiamo a fare la posizione del cammello per aprire il cuore. Abbiamo scaricato molta energia dal primo chakra, quindi ciò che non trova la sua espressione gli permettiamo di uscire, di non restare lì fermi. Mani dietro, sui lombi, e inizio ad aprire. Se hai male al collo, ti guardi l'ombelico, altrimenti apri bene. Se te la senti, puoi anche andare a prenderti i piedi. Respiro. Al prossimo inspiro, torniamo delicatamente su e andiamo nella posizione del bambino con le gambe leggermente aperte. Ci lasciamo sprofondare. Lasciamo andare qualsiasi suono che vogliamo emettere, in modo da liberare il corpo. Stiamo riprogrammando il programma ancestrale col quale veniamo in questa vita, che abbiamo deciso di avere, ma che spesso a volte ci porta ad avere delle limitazioni, e attraverso la pratica cerchiamo proprio di liberare ciò che non serve, di riprogrammare ciò che magari è rimasto lì per default e di rafforzare invece ciò che è positivo, ciò che ci permette di esprimerci nella nostra verità più pura e profonda. Ci prepariamo qui per tre Brahmri. Denti separati, labbra socchiuse, inspiro.
Inspiro secondo Brambri. Inspiro terzo. Al prossimo inspiro, premiamo a terra con le gambe, andiamo a srotolare la colonna verso l'alto. Ti riportiamo in Vajrayasana, o se è scomodo in una posizione seduta, che andiamo ad intonare due mantra, ognuno per 9 volte. Un mantra per la linea paternale e un mantra per la linea maternale. Schiena dritta, spalle rilassate, petto aperto. Il primo mantra è Om Matre Bhyo Namaha. Lo intoniamo insieme per 9 volte. Inspiro. Om Matre Bhyo Namah. Om Matre Bhyo Namah. Om Matre Bhyo Namah. Om Matre Bhyo Namaha. 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 Osserviamo per un momento l'energia materna. Ci soffermiamo per un attimo a pensare a una cosa che vogliamo coltivare in questa linea, in noi, e una cosa che invece vogliamo lasciare andare, che vogliamo riprogrammare. Perdoniamo tutti i componenti della nostra linea materna, noi stessi verso di loro. Saniamo questo rapporto ancestrale. Sentiamo la sofficità, la creatività. La sicurezza. Lasciamo andare. Il prossimo mantra che intoneremo. E sulla linea paterna
ed è Om Pitribhyo Namaha. Inspiro. Om Pitribhyo Namaha. 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 Osserviamo l'effetto del mantra. Facciamo la stessa cosa sulla nostra linea paterna. Decidiamo cosa vogliamo tenere. Ringraziamo per questi doni. Celebriamo ciò che c'è in noi, dei nostri avi che vogliamo coltivare. Celebriamo anche l'utilità che un passato hanno avuto, quelle cose che invece oggi vogliamo riprogrammare. L'azione, la razionalità, la struttura. Ogni elemento complementa l'altro, una dualità che si incontra per diventare uno in noi. Noi siamo il frutto di queste due dualità, delle nostre linee. La massima celebrazione creativa dei nostri ancestri. Con questa consapevolezza ci andiamo a portare sul fianco destro e ci andiamo a sdraiare a terra per fare una breve shavasana. Ci mettiamo comodi, i palmi sono rivolti verso l'alto, i piedi vanno leggermente verso l'esterno, tutto il peso del corpo va a terra. Se volete, le mani in Jamudra. Sentiamo il radicamento, la terra. E rilassiamo completamente. Gli occhi si distendono, così come la fronte, le mandibole. Si rilassa il collo, il nostro cuore, i polmoni, tutte le ghiandole del corpo. Il plesso solare, l'apparato digerente, l'apparato riproduttivo,
Gli apparati di espulsione del corpo. Ci rilassiamo, ci lasciamo andare a questa consapevolezza. Perdoniamo e ci perdoniamo. Per abbandonarci a un amore incondizionale, un amore verso il prossimo, verso chi è nella nostra famiglia, verso chi c'è stato. Un amore verso noi stessi. E rilasso il coccige, le gambe e le nostre radici, le piante dei piedi. Rilasso. Siamo lentamente a rientrare. Muoviamo le dita delle mani, piano piano, e quelle dei piedi. E poi la testa verso destra e verso sinistra. Al prossimo inspiro allunghiamo il braccio destro oltre la testa, pieghiamo le ginocchia e ci spostiamo sul lato sinistro del corpo. Destro, scusa, del corpo. Respiro. Al prossimo inspiro premo a terra col palmo sinistro. E torno con gli occhi chiusi a una posizione comoda seduta su casa. Posizione iniziale. Segui le mie istruzioni con la voce. Andremo a fare una respirazione a narici alternate attiva e poi una breve meditazione. Prima useremo una narice. E faremo un ciclo con quella narice e poi l'altra. Iniziamo dalla narice sinistra, quindi espiriamo completamente con entrambe le narici, tappiamo la narice destra con il pollice della mano destra e poi iniziamo ad inspirare ed espirare attivamente con la narice sinistra. Inspiro, espiro, inspiro, espiro.
Se hai la narice tappata, allargati la guancia con la mano sinistra. Altrimenti tienila in giammura, sulla gamba sinistra. Continuiamo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Inspiro, 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 trattengo. Espiro completamente dal lato sinistro. Trattengo, rilascio la mano destra, pollice della mano sinistra sulla narice sinistra e iniziamo a fare la stessa cosa sulla narice destra. Inspiro, espiro. Cinque, quattro, tre, due, uno. Inspiro, 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 trattengo. Espiro, narice destra. Rilascio entrambe le mani sulle ginocchia in Giamudra. Fissiamo un punto nell'interciglio. E ci lasciamo trasportare da questa energia. Portiamo la consapevolezza che questa esperienza terrena ha una identità che sperimenta gli eventi, le sensazioni, i pensieri. Noi non siamo i pensieri, non siamo le sensazioni. Chiedetevi, dov'è chi osserva? Chi è che osserva? E focalizzate l'attenzione sull'ultimo chakra, Sahasrara, nell'apice della testa. E meditiamo.
rimanere in meditazione, pure al prossimo inspiro, portiamo le mani in Namaskar Mudra. Ci prepariamo ad intonare una Kanda Mantra, un Om e tre Shanti. Inspiro. Akanda mandala karam vyaptam yena characharam tat padam darshitam yena tasmai shri gurave namah. Shanti, Shanti, Shanti. Riportiamo gli occhi. Inspiro. Ci massaggiamo gli occhi, le orecchie, il collo, il petto, la zona del coccige, ginocchia e piedi. Ringraziamo i nostri ancestri, maestri nella linea di discendenza di questa pratica. Gratitudine. Namaste.